È una delle opere più importanti tra quelle conservate al Museo Civico di Pistoia e sicuramente quella che rimane più impressa a chi lo ha visitato, anche perché è la prima che si vede entrando nella struttura e sembra quasi voler dare il benvenuto al visitatore, salutandolo con la mano alzata. È la grande tavola che raffigura San Francesco, quattro storie della sua vita e quattro miracoli post-mortem risalente alla metà del XIII secolo. A metà aprile la tavola lascerà temporaneamente il Museo Pistoiese per raggiungere la National Gallery di Londra, dove farà parte della mostra San Francesco di Assisi, prevista dal 6 maggio al 30 luglio. Al suo posto a Pistoia, per tutta la durata della mostra, rimarrà una copia. Il prestito della pala di San Francesco alla National Gallery di Londra è sicuramente un motivo d'orgoglio per la nostra amministrazione e noi la vediamo come una valorizzazione del nostro patrimonio artistico, perché c'è la possibilità che questa pala di proprietà del Museo Civico possa essere vista da milioni di frequentatori in uno dei più grandi musei del mondo. Ovviamente l'opera sta bene, questa insomma è la ragione principale per la quale si può trasferire a Londra, però in accordo con i competenti uffici della soprintendenza fiorentina abbiamo comunque ritenuto di intervenire per risaldarne alcune parti e soprattutto per intervenire sul retro della tavola che appunto è in corso di restauro in un piccolo cantiere di restauro che abbiamo allestito qui all'interno del museo.